senza biglietto. Ehi, ragazzi, aspettatemi. Ah, il piano poi piano. Sbrigate! Si parte. Ehi, il cane l'hai preso. Ehi, tu, dico, cosa subito quel cane? Vuoi portarlo al macello? Povera bestia. Andiamo, andiamo, poche storie, buttatelo fuori. Beh, addio, povero arabo. Daglielo. Va bene, tanto comanda lui. Ma che fastidio dà questo povero cane? Ma se non fa male a nessuno. Non sarà il solito regolamento. Ma sei capitato male, povero cucciolotto. E adesso morirai di freddo. Addio, arabo. Grazie. Ma che ne dovrei fare? Giornalista, eh? Beh, vuole andare al fronte, sì o no? E allora salta. Su, 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 dentro, andiamo, salga, alla svelta. Ehi, fate posto al signore. Datelo a me, datelo a me. Vieni, vieni. Va bene, muovi asso. Che nome metterai al cane, Betty Gordon? Lascialo perdere, sai che lo proteggo io, no? No. Chi è Betty Gordon? Una tale che lui spera si decida a scrivergli da quando siamo partiti. Scommetto che lei ci pianta al primo comando, papà? E perché? Corrispondente di guerra, no? Finalmente ho il piacere di vederne uno. Gli eroi di Hollywood. E noi siamo i fessi che fanno la guerra. Questo siamo, scemi di guerra. Chieda al pilota, lui lo sa bene. Già, e se viene uno Stukas ci frega tutti quanti. Uno Stukas solo. Su ragazzi, prima fermata, si scende. Ehi ragazzi, a terra. Fin dove viene con noi il signor Hai? Beh, dove andate voi se non ha niente in contrario? Certo. Hai? Ha detto Hai? Senta, non è lei quello che scriveva quegli articoli sulla pesca in America? Proprio, acqua passata. Che bei soldati che le hanno dato, tenente. Non sono ancora veri soldati. Ma forse domani a quest'ora lo saranno tutti. Su, si riparte! Coraggio, andiamo ragazzi. In camion, si parte. Dica, si svetti. Ehi, ora che ci penso? I miei vecchi leggono la sua roba. Ne vanno matti. Ah, sì, guarda un po'. Andiamo su, sbrighiamoci. Ehi amici, sentite un po' che gente, è Artie Shaw. Fantastico, che musica. Hai le gambe troppo lunghe. Fa un freddo cane qui all'aperto. Mi taglierò le gambe, vedrai. No, perché? Non te l'ho mica chiesto. Hai sentito che domani comincia la musica?
Beh, per quanto mi riguarda c'è risposta chiunque. La fanteria non è poi così male. Senti, questa è una guerra moderna o no? Io sono un uomo moderno e la vita moderna è lassù in aria. Quello è il mio posto. No, qua giù. Ti hanno scartato perché sei troppo lungo, non è colpa tua. Mi taglierò le gambe, vedrai. Già che c'eravamo arrivati in quel villaggio, potevamo cercarci una bella ragazza. Oh, io non... Non interrompere la musica. Senti. Divina. Va! Qui Radio Berlino. Trasmettiamo l'orchestra jazz di Artie Shaw. È la nostra Sally. Non c'è niente di meglio al mondo, non è vero? Vi ricordate Rosalind? Silvia? Silvia? Nancy? Marilyn? Daisy? Sì, certo, le ricordate. Notti d'estate. Il caffè dell'angolo col grammofono. Gelato. Caffè fratte. Ah. La vostra ragazza che ride al chiaro di luna. Domani voi ragazzi del 18esimo fanteria vi scontrerete per la prima volta con le nostre truppe. Le truppe che hanno vinto l'Europa. I francesi, gli inglesi, i russi. E voi sperate di batterli? E come no? Non vedo l'ora di conoscerli. Perché non ragionate? Convincetevi, arrendetevi! Ti piacerebbe, eh? Perché non venite in Germania? Ballerete con le nostre belle ragazze. Loro sapranno far divertire dei bei ragazzi come voi. Ne ho prenotato una sorella! Vengo subito! Ma che voce! Piena di promesse! Che ragazzo! E adesso vi canterò l'ultima novità tedesca, dedicata ai miei simpatici amici americani. Pour me a cigarette in that small cafe where we met. Let me feel your fingertips, Linda, Linda, on my lips. Where two lovers used to be, are there echoes waiting for me? And do you still wait for me too, as Linda, my love, I wait for you. Glielo farei vedere io come facciamo a Brooklyn. Spegni la radio! Era di un nazista, ora è mia, il primo bottino di guerra. Ehi, papà! Perché non sei un bel pezzo di ragazza? Anche brutto mi basterebbe. Perché non la piantate? Va bene, va bene. Stanotte. Stanotte. Ne voglio sognare di tutti i colori. Ne abbiamo ancora per molto? Circa 20 miglia. Quante?
20 miglia. E poi ce ne sono 10 di marcia. Ma è così vi sgranchite le gambe. Dov'è che andiamo, in Cina? E i nostri, i 105. No, tedeschi, 88. Avevi detto 20 miglia? È proprio così, 20 miglia. Attenzione! Non l'ho neanche vista. Dell'aviazione? Puzzolenti! Che bubone! Va bene ragazzi, si parte. Coraggio, svelti, andiamo. Ora viene l'ambulanza per lui. Il primo morto è il peggiore. È così. Andiamo ragazzi, che si parte. Riceverà più la lettera della sua Betty Gordon. Così saranno pari. Neanche lei ne riceverà da lui. Billy, guy qui, come si chiamava? Anderson. Oh, ci siamo, fuori, giù tutti, muovetevi! Beh, signor Pyle, eccoci al capolinea. Da questo punto comincia la musica. C'è una jeep che torna indietro. Le dispiace se io vengo con voi? Lei è il maggiorenne. Avanti, Mars! Che vita da c'è l'acqua. Abbiamo i piedi. Si diventa anfibi. Mettiti le calosce. Ehi,
perché lo chiami papà? Ernie! Ernie è rimasto indietro! Ha più di 38 anni, non è obbligato a star qui! A star qui può anche andarsene a casa! Metti anche il mio nome, Harry Flesher di Rhode Island. E che devo dire? Qualsiasi cosa, basta che i miei vedano il mio nome sul giornale. Ehi, Ernie, scrivi che John McCloskey sta vincendo la guerra da solo. Un altro che vuol vincere la guerra. Joe McCloskey, che vendeva gelati col carrettino. E Harry Flesher, appena laureato in legge. Danny Goodman, che faceva il meccanico l'estate per studiare medicina in autunno. Eccoli qui, col fucile in mano, che avanzano verso un nemico mortale in un paese sconosciuto e lontano. Questo è il loro battesimo del fuoco. La morte li attende nascosta nelle pieghe della notte. E loro, smarriti, spaventati, quasi si domandano come affrontare il momento più grave della loro vita da soli. Era una battaglia senza sosta. E andava male per loro. Fra noi e il nemico c'è solo il plotone di Walker. Non sono molti. Già, per fortuna i tedeschi non lo sanno. Per fortuna. Robert chiama Walker. Non risponde nessuno. Primo battaglione. Sì, signore. Sì, signore. Il colonnello Hunt è ancora fuori in ricognizione. Chi era, Ralph? Il capitano Orton, signore. Dice che ha 4 mortai fuori uso, ha perdite molto gravi. Che si ritiri a quota 148 e si trincei. Sì, signore. Quanta compagnia? Pronto? Pronto? Quarta compagnia, pronto, pronto. Non risponde più. Prova ancora. Sì, signore. Giornalista, beh, come va? Pronto. Buttano di continuo forze nella battaglia. Pronto. È inutile illudersi qui. Una recluta anche coraggiosa non ce la fa contro un vecchio soldato. Pronto. Specie poi quando il nemico è superiore in artiglieria. Non ci rimane che sperare in Benson. Benson non c'è più. Distrutto coi suoi mentre passava la gola. Ecco qua. E non ci restano che gli uomini di Roberts e di Walker. Poco più di una compagnia. C'è del buon caffè bollente sul fuoco, signore. No, grazie. Pronto. Quarta compagnia. Pronto? Pronto? Non risponde nessuno. Ok. Finirà che tiro un po' di vetro.
Come va, Walker? Sì, resiste alla meglio, signore. Il telefono è guasto. Il capitano Roberts mi manda qui per vedere se... Beh, se c'è qualche nuovo ordine. No, niente di nuovo ancora. Stia qui un po' con noi, è meglio. Ciao, Walker. Arrivederci. Lei chiama Hunt, pronto? Hunt chiama Dave, pronto, parla. Ritirare tank, via i carri armati. Posizione è Zebra 87, Zebra 87. Fine messaggio. Flers, metti le carte nel camino. Le bruciamo, signore. Non ancora. Tenente Walker! Tenente Walker! Cosa c'è, sergente? Tenente Walker! Devo parlare al tenente. Qui, sono qui, ragazzi. Mai visto niente di così brutto in vita mia? Mai visto una cosa così brutta davvero? Su. Mai visto? Calmati, ti dico. E i carri pesanti hanno attaccato la posizione. All'improvviso, tenente. Abbiamo lasciato. Ho riunito qualcuno dietro alla collina. Ho fatto del mio meglio, tenente. Il possibile, credo. Flers, brucia le carte. È la prima volta che devo ritirare la mia truppa da che porto la divisa. Sarebbe ora che cominciassimo a fare le cose sul serio. Flers, avviso il comando che ce ne andiamo. Così che resta buona per un'altra volta. Coraggio, gente, in piedi. Ehi, ragazzi, in marcia. Ehi, ragazzi, andiamo. È finita. Fine messaggio. Pronto. Trobel chiama Dave. Ritirata. Trobel chiama Dave. Pronto. Ritirata. Fine messaggio. Erano stati battuti, ragazzi americani, per la prima volta. Una delle poche nella storia del nostro paese. Fu un'esperienza amara ed umiliante. E Joe McCloskey e tutti gli altri si domandavano che cosa ne avrebbero pensato i loro parenti laggiù in America. Sarebbe la prima sconfitta e alle sanguinose vittorie che la seguirono mi rendo conto come solo nel combattimento si formi un buon soldato. Vincere non è facile. Bisogna diventare spietati. Come Jimmy O'Brien, classe del 18. Ehi, Ernie, grazie, mi ha nominato nel giornale. Sa, forse mi faranno ufficiale. Beh, che vuoi di più? Nomini il mio amico Albright, L-B-R-I-G-H-T. È un tipo in gamba, l'amico tuo. Siamo tutti in gamba, noi della terza compagnia. In mancanza di meglio, puoi sempre provocare una lite nell'esercito scrivendo che un reparto è meglio dell'altro.
È un anno che sto girando per i fronti e voglio bene a tutti i soldati. Ma ho sempre riservato un posticino nel mio cuore ai primi con cui sono stato. Tutti i soldati hanno un reparto, ma se dovessi sceglierne uno, prendo la terza compagnia del 18° fanteria. E così decisi di ritrovarli. Ne avevano passate tante ormai, la conquista della Sicilia, il sanguinoso sbarco di Salerno. Ed ora certo erano fra i primi soldati che si aprivano a fatica la strada di Roma. Ehi, Rombero, che paese abbiamo preso oggi? Da Roberto. Ma non l'avevamo preso ieri quello? Ah, quello ieri era un altro santo. Quel giorno pensavo a Murphy, detto il pilota, al sergente Warnicky, al tenente Bill Walker, a quel piccolo cane bastardo che chiamavano l'arabo. Andiamo ragazzi, rompete! Raccio! In fondo! Ragazzi, in fondo, in fondo! Che si mangia? Senti, quando finisce la guerra mi compro un bell'Atlante, così vedo dove sono stato. Mi dispiace, non c'è niente. Avanti, così va. Presente! Gianni! Presente! Marvin! Presente! Gianni! Presente! Marvin! Presente! Non è un amore? Ehi, che è questa? È il tuo modulo d'assicurazione. Quando nel completo hai dimenticato i nomi degli eredi eventuali. Cioè? Puoi metterci chiunque ti pare e riscuoterà parte dei $10,000. Vuoi dire il nome di chiunque pare a me? Già, e farei bene a scriverlo prima dell'approssimazione, amico. Addio quattrini. Mettici il nome di tua madre se è a posto. Non ho più madre. Beh, di tuo padre allora. Non hai nessun parente? Beh, metti un nome qualunque. Non avrai intenzione di sprecare tutta quella grazia di Dio. Come? Sì, voglio dire se ci lasci la tua pellaccia. Ah! Ehi, sergente! Chi l'avrebbe detto? Stamattina non volevo un soldo bucato e adesso posso regalare $10,000 facendo così. Ehi, che c'è dentro il tuo pacco? Roba da mangiare? Ma non lo so. Beh, aprilo, come fai a saperlo se non l'apri? Buona idea. Della mia vecchia. Guarda che ha fatto. Ha inciso un disco con la voce del bambino. La voce di Giorgio. Non sapeva dire mamma quando li ho lasciati. Oh, perbacco, sentiamolo un po'. E chi ha un grammofono da queste parti? Ne troveremo uno nel prossimo paese. Già. E cosa aspettiamo allora? Ehi, perché non impari a guidare? Scendi dalla jeep o ti cambio i connotati. Con chi ce l'hai? Come stai, guardi che? Ma è Ernie! Ehi, ragazzi, c'è il piccolino! Ragazzi! Ma Ernie, dove sei stato? Dove sei stato? Sei sempre più in gamba, Di, dove ne hai viste? Sì, ne ho viste un paio e buone. E dove ti eri nascosto? Beh, sono stato in giro, Ti abbiamo messo da parte lo zucchero, grazie mille! Oh, finalmente ho visto Ernie Pyle! Ora posso scriverla a papà che... Nuovo, Ernie! Ti riusciamo di nuovo, Ernie, lo sai, ogni volta che ti fai vedere sono botte d'orbi. L'altra volta fu in Tunisia. Sarà meglio fare gli scongiuri, ragazzi. Sono io che voglio la guerra, devo pur vivere in qualche modo, trovare qualcosa da scrivere, ti pare? Sai una cosa? Cosa? Mio padre dice che io ti rassomiglio. Contento di rivedermi, ragazzi. Anche noi lo siamo. Coraggio, ragazzi, dobbiamo andare adesso, su. Come va, Bill? E tu, Ernie? Credo che stai facendo carriera. Che, questi? Congratulazioni. Grazie. È solo perché ho la pelle più dura degli altri tenenti.
Sergente, falli muovere la svetta. Avanti, ragazzi, seguitemi. Come te la passi, pilota? Ciao, Ernie. Quando vai in aviazione? Ormai mi sono fatto degli amici qui. Anch'io. Beh, sono veri soldati ora. Come no? E che soldati? Bellacci, eh? Altro che, gente dura. Guarda bene. Infanteria è difficile che campi a lungo. Ne sono morti tanti che non li ricordo più. Come va, Cesare?
mo senti, prendi all'osso. Che tu stavi qua aspettando proprio a me, voglio. Ma tu parli italiano così bene. Tu sei l'americano? E come no? Io sono nato a Brooklyn, ma papà, mamma. Sono di Santa Lucia, veramente. Napoletano puro sangue. Oh, vero, mi parlate napoletano? Che è la lingua mia? Eppure se mi ero scordato di parlare, mi tornava la parola quando dovevo. Ma io non lo capisco. Che volete dire? Magari cosa fosse stupido. Parla stata lingua. Sì? Sì. There's that war again. Sounds like they're paging me. Oh, prego, non lasciarmi. Sono sola. Honest, Rainbow. This hurts me more than it does you. I'll be back. Don't worry. Ma io ti non capisco niente. Quando io ritorno ti faccio capire. Tu aspettami a casa. Ok? Ok? Ok. Arriviamo alla chiesa, Warnicky. Ok, un momento solo. Aspettami qui, Giorgio. Papà torna subito. Brutti porci! Strano posto per ammazzare la gente, eh?
Marta? Povera casa nostra, oddio che guai, non tenermi più casa. Maria mia, fatto curato, fatto curato, Maria mia. Cigarettes are no good for children. Get away, get away. Cigarette, mi americano. Oh, you're G.I. Joe, huh? You're G.I. Joe. Cigarettes no bono for kids here. This war don't kill me first, my feet will. Me, I feel like I'm 45. I feel like I was too. E ci sto vicino. Quanti anni hai, Ernie? 43. Io ne ho 26. Ma se fossi sicuro di arrivare a 43, farei un voto a Maronna Rugano. Chi lo sa. Ma penseresti come me? Ti piacerebbe arrivare almeno a 44. Ehi, amici, c'è una sosta di 12 ore. Davvero? Ma dove va quel donnaiolo? Io so che vado a dormire. Ehi, Murphy. Ehi, Murphy, la tua bella infermiera è qui in città, capito? La tua fidanzata. Davvero? Che fortuna che hai tu. Ti fidanzi in America con una ragazza che arriva sin qui. Oh, ehi, l'avete saputo? La mia promessa sposa è arrivata. Vai, diritto! Sotto, ragazzi! 3 minuti a testa! Su, avete finito? Andiamo, fuori di lì! Fate lavare gli altri! Coraggio, via! Facciamo presto, ragazzi! Tappone 2 minuti, doccia 1! Il tempo è poco! Coraggio, che siamo in guerra! Ehi, sergente, cosa sono quelle? Queste? Già!
Beh, la gialla è per anzianità di servizio. La rossa e bianca per ottima condotta. E questa più carina, con tutti i colori, è per servizio in zona d'operazioni. Ma davvero? Mi sai belle storie di guerra, sergente? Sì, mi ricordo una volta. Oh, tu, andiamo, sbrigatevi! È finito il turno, andiamo, tu, ecco! Correte, ragazzi, andiamo, 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 sbrigatevi, via, via, andiamo! Ehi, guarda Murphy, sta cascando a terra dal sonno. Ehi, Murphy, Murphy, su, sveglia, sei tu lo sposo, oggi devi sposarti, sai, ricordatelo, su. Ok, amici, se la ragazza è pronta, ci sto anch'io. Ehi, nessuno sa dove trovare una gireria. Ma chi è? Che sta dicendo? E dico? Gireria, boh. Ma non so. Come si chiama? Mi sono scordato. Una gireria, sì? Ma non si sa, non lo sa, c'è lei, ma guarda quale che ti direi. Ma come? Ma è possibile che non riesca a ricordarmi la parola? Ma non si chiama nulla, nulla. Ah, sentite. Salute. Quella cosa gira. Ah, una Victrola. Una cassettina, sì. Ma non sappiamo. Ci capite che va? Aspettate, hai capito? Ehi, Arabo, ora sentiamo la voce di Giorgetto. L'aiuto a filiare. Adesso, subito. Noi capiamo subito. Grazie. Subito. Salite, che c'è la cassetta? No. Ma che sei? Sentite, prego. Oi mari, oi mari. La bambina che ha fatto la te. Ammettetela. Cavolo, tutto il paese si faceva la barba con questo qua. Il tutto è pronto, la sposina vi aspetta. Beh, chiama Ernie, farà lui da testimone. Così scriverà tutto sul suo giornale. Chiama anche il capitano, è un tipo a posto. Su, su. Funziona, che t'avevo detto, funziona. Sveglia, la Croce Rossina ti vuole per testimone. Perché solo per testimone? La sposo io. Andiamo, non dormi più. Lasciami in pace, se mi vuole davvero portatemi il CDP. Abbiamo pensato a tutto. Sveglia, ragazzi, pronti? Poi su, sveglia. Ragazzi, ma siete matti. Su, su, fate presto. Là. Ecco, marcia, araba. Giorgio ora parlerà al suo papa. E all'incontrario. Ehi,
Miei cari ragazzi, siamo tutti qui riuniti in presenza di Dio che è sempre con noi, per quest'uomo e questa donna nel santo matrimonio. Chi è il testimone della signorina? Chi è il testimone della signorina? Sono io. Ripetete con me. Io, Robert, scelgo te, Elisabetta, come legittima sposa. Io, Robert, scelgo te, Elisabetta, come legittima sposa. E ti prometto fedeltà da questo momento. E ti prometto fedeltà da questo momento. Nella gioia e nel dolore. Nella gioia e nel dolore. In ricchezza e in povertà. In ricchezza e in povertà. Per amarti e proteggerti finché la morte ci separi. Per amarti e proteggerti finché la morte ci separi. Coloro che Dio ha uniti insieme, nessuno potrà separare. A terra! Ci voleva un pilota più bravo per dividerci. Forte all! Ok ragazzi, tocca a voi. Portamento di lusso, ascoltate. Eccola qui. E quanto c'è di meglio, ti pare? Ragazzi, grazie. Di cuore. Insomma, andiamo ragazzi, che c'è da guardare, muovetevi. Dimmi un po', cosa gli fai alle donne? Che vi succede a voi altri? Che facce stanche avete? Buongiorno, caro. Non mi piace questa calma. Si saranno ritirati fino alle porte di Roma. Ah. Di questo passo saremo a Roma in 3 giorni. Basta ragazzi, riposo! Guarda il vecchio monastero lassù. Quanta pace. Non diresti mai che la guerra ha raggiunto anche lui. Vecchio di secoli.
Forse hai ragione, i tedeschi se ne sono andati a Roma. Non capisco però, se volessero attaccarci qui sarebbe un macello per tutti. Comando di artiglieria. Pronto, Fred. Parla Walker. Sai quel casone in cima alla montagna? Il monastero. Forse lo sarà stato prima. Ma io lo chiamerei in linguaggio militare un osservatorio strategico. Bisogna metterci riparo, sennò ci ammazzano tutti. Non si può. Gli ordini sono chiari. Casa religiosa. Ti sembrano preghiere queste? Avanti ragazzi, andiamo! Meglio farlo più profondo. Già, ho l'impressione che ci staremo un bel pezzo qui. Pattuglie, pattuglie, pattuglie. Un'altra pattuglia di vento passa. Io vi dirò che mi sentirei molto meglio se non avessimo quell'osservatorio sulla testa. Rientro adesso, capitano. Notate molte armi leggere a quota 457, mortai a 793. Artiglieria micidiale non potuta individuare. Perduti il tenente Josephs, Spencer, Trent, Michelson ferito al braccio, ma l'ho riportato indietro. Ok, sergente, va a mangiare qualcosa. Prendi il comando del terzo plotone. Gli oggetti personali del tenente Joseph, mandali da me.
Telefonare allo stagnino. Sai, può sembrare stupido a dirsi, ma a volte sedermi qui e respirare mi basta per sentirmi vivo. Caffè caldo, Steve? No. Siamo a Cassino, non si è fatto un passo avanti. Perché non si fa qualcosa? Io non ne posso più di questo inferno. È Giaghini spasso. Io ho moglie e figli. E ho fretta di farla finita, amici. Guarda, non fornisce presto, io esco pazzo. Tenente Hawkins, agli ordini di capitano. Truppe di rinforzo. Ora vengo da lei. La donna dei servizi. Ehi, sergente, vediamo un po'. Andiamo, ragazzi, allineati. Voi primi quattro, primo plotone. Sergente Warnicki vi condurrà al vostro albergo. Altri sei, secondo plotone. Caporale vi accompagnerà. Il resto di voi vada insieme al tenente Hawkins. Rimpiazzerete il platone del tenente Harry. Voltate a destra sino al castello, poi giù dalla collina voltate a sinistra. Capito? Andate. C'è nessuno di voi fessi che si intenda di grammofoni? Sempre i migliori toccano a me. Occhio! Oh, qua si rischia di morire. Va bene, mettiamo d'accordo gli orologi. Lei ascolti il sergente Warnicki, tenente. Lui conosce il terreno. Ok, andate pure. Ok, in marcia.
Addio, arabo. Auguri. Vita aperta. C'era scritto personale. Cosa dici? Che hai vinto il premio corrispondenti, solo questo. Ma guarda un po'. Sono dolente di informarla, signor Pyle, che lei non è più un giornalista, ma d'ora in poi uno scrittore celebre. Disgraziato, è diventato famoso. Tutto il resto. Dico, ma fai questa carne.
Io avrei mangiato anche il bue farcito. Marmellata di ribes. Che vita da cani fanno quei poveri borghesi. Told you you should have brought a phonograph. You had turkey. The other outfits had turkey. The general had turkey. My men are gonna have turkey. But we tried to. Trying ain't good enough. Either you get those turkeys or supply is gonna have to get themselves a new lieutenant. I'll scrounge around and see what I can find, sir. What about cranberry? Oh, no, wait a minute. Cranberries. Cranberries. Believe it or not, boys, it's turkey. Santa Claus! The silliest Santa Claus I ever done. Give me a drum. Give me any Santa Claus I ever done. Hey, maybe somebody else beside the south side. I won't come back next year. Captain Walker speaking. I see. Just one prisoner or two? Well, naturally, sir, we'll try to get as many as we can. Replacements? No, they're not here yet. Yes, sir. Another patrol. I'll go. Oh, no, you've had enough. Every step forward is a step closer, sir, to home. Okay, give me 10 men. Wine! You bring wine? It's Christmas with no. Wine. Benedetto! Oh, come on, come on, come on! And after you finish that little repast, we got one cigar apiece. All right, Sergeant. And then let's go. Well, that's it, buddy. This is Bob, Command Performance Hope, speaking for the Armed Forces Radio Service and saying, Merry Christmas and Happy New Year from all of us over here. God bless all of you over there. Hey, Arnie. Hmm? You've been to Hollywood? Ever know Carol? I met her. Is it true she... That's the rumor. Tell me something. Are they really on... Are they? I forgot to ask. Probably. You've been around a lot, haven't you, Ernie? New York, Washington, Hollywood, everywhere. You know, when the shindig is over, I'm going to look you up. Yeah? Good. I want you to get me a job. Yeah. Placements came up, sir. Fine, I'll assign them. We'll need 5 more. Get them down to headquarters. And even if it hurts, take good care of them. Anything else, Captain? No, thanks.
saved you some turkey, Sarge. Go on, Eddie. Back. Sure wish he'd get to hear Junior. Not me. How far? I'm gonna turn in. Good night, fellas. Thanks for the Merry Christmas, Ernie. Hi, Ernie. Buon Natale, Bill. Buon Natale, Ernie. Vuoi bere? Non rifiuto. Che roba è? Un'arma segreta. È grappa. Grappa? Acqua vita italiana. A ogni terzo bicchiere ti danno una medaglia. A me? Io preferirei un po' di grappa messicana. Mi deve star bene. Il nuovo Messico di questa stagione. Hai ragione. Desideravo conoscere questo. Beh, un giorno forse. Beh, se verrai, vienici a trovare. Io e mia moglie ti porteremo a spasso. Sei sposato? Beh, sì e no. Io avevo un'idea, lei aveva un'altra. Mi ha piantato. Chiuso il libro. Vedi, io cancello sempre i cognomi e ci metto quelli nuovi. Tu non sei il solo scrittore fra noi. Ho scritto tanto anch'io. Jones, Peterson, McCarthy, Spirovsky, Smith. Cara signora Smith, suo figlio è caduto oggi da eroe. E un'altra ragazza prima. È terribile. Quelli nuovi. Ce n'è che non si fanno ancora la barba. Non sanno cosa li aspetta. Morti di spavento. Lo so bene. Non è colpa mia se muoiono.
ma mi sento come un assassino. Non riesco a guardarle le reclute. Ciao, su, beviamo, Andy. Al passo file, allo sbarco di Anzio, a Salerno. Oh, Gesù, che stanchezza. Perché non cerchi di dormire? Mi ricordo come curava l'insonnia un amico mio. Ci dormiva sopra. Nomi, indirizzi e quote da conquistare. Non immagini neanche quante quote dobbiamo ancora prendere. Andy, ma perché diavolo non torni a casa? È quello che mi domando sempre. Se almeno ne venisse qualcosa di buono da tutta questa fatica. All these men. Sono i migliori, Andy. I migliori. Sì, i migliori di un mondo che resterà ignoto per sempre. Persino gli avviatori. Lassù rischiano la morte diversamente. Quando muoiono, sono belli, puliti e sbarbati. Se può essere di conforto. Ma il Fante, ecco, vive in tanta miseria. E muore in tanta miseria che... Bandera. Ti sei divertito? Sono sempre contento di sapere che i miei uomini si divertono un po'. Sai, Dandero, mi darebbe un'enorme soddisfazione personale poterti rompere ben bene le ossa. Darsi da fare laggiù è una cosa. Qua giù è differente, ora fuori dai piedi. Prima che ti prenda a cacci. Aspetta! Presentati subito al sergente Vanni. Digli che sei di servizio alla Trine e che ti ho comandato di scavare sino alla presa di Roma. E belle pronde. Finisce la guerra, scrivo un libro contro il nostro esercito. Ehi, Dondero, dimmelo in confidenza. Valeva la pena? Quando alleato aveva deciso la sorte del monastero, nell'illusione che il sacrificio di uno dei più antichi monumenti del cattolicesimo potesse abbreviare la guerra e limitare le perdite di vite umane che questa comporta. Thank you.
decisione si mutò in un'amarissima beffa. Le stesse rovine del monastero diventarono una fortezza inespugnabile e i tedeschi arrestarono netta la nostra avanzata. Tornammo tristemente laddove eravamo partiti. Guardi qui, non è tornato. Portagli un po' di caffè. E tienlo d'occhio pure. Quando attaccheremo di nuovo? Alle 6, credo. Caffè, capitano? No, grazie. È caldo? No, grazie, Fred. Portatelo indietro. Ciao, papà. Ciao. Avanti, ragazzi, non perdiamo altro tempo. Thank you.
Le macchine, cannoni ed aerei avevano lavorato bene, ma non bastava. Era venuta l'ora, come in ogni conflitto, della più grande tra le macchine di guerra. Il soldato di fanteria doveva buttarsi dentro e decidere. Dove sei tu, Joe? Louisiana. Louisiana? Bene. Cassino è molto più bello visto dall'altra parte. Ed ora a Roma. Ho un indirizzo a Roma. Sai dove si trova il 18° fanteria? Ci stai dentro. Terza compagnia? Quel che ne resta. Ciao, Ernie. Ciao, come va, piccolino? Dove sei stato, Ernie? Oh, a cercare notizie. Ciao, Ernie. Salve. Ce l'abbiamo fatta a prendere Cassino. È stato un bel lavoretto, eh? Questi ultimi arrivati fanno la mafia, eh? È così. Salve. Salve, ragazzi. Noi abbiamo sfasciato la porta e ci passano prima loro. Falli sfogare finché sono giovani. C'è un'altra sedia per me? Sì, prego. Guarda chi si vede, Henry. Salve. Non hai ancora mangiato quel cane? Thank you.
Coraggio ragazzi, andiamo. Questa fu la nostra guerra. E la continuiamo così da un campo di battaglia all'altro, sino alla fine. Abbiamo vinto. E speriamo di non dovere un giorno dubitare di aver vinto e combattuto in vano. Che la memoria delle passate sofferenze ci dia la forza di costruire un nuovo mondo così solido, unito e compatto, da respingere anche l'idea della guerra. Così ci saranno grati coloro rimasti indietro a dormire sotto le croci.